Nuovo video unboxing e prima in art in scala 1 a 6 del canale e della mia collezione. Sto parlando ovviamente di Gandalf. Gandalf di in art, un grande recupero che sono riuscito finalmente ad ottenere dopo aver mancato il preordine ormai un paio di anni fa. Grazie a Marco che continuo a ringraziare e ovviamente a ilcolossodenerd.com che è stato il tramite fra me e Marco. Che dire ragazzi, sono veramente emozionato e stra felice di aver recuperato un pezzo del genere che darà il via ovviamente a una collezione di in art legata al Signore degli Anelli. Come tutti sapete ho già preordinato Legolas e il Nazgûl a cavallo e sta arrivando anche Aragorn. Quindi ragazzi, non vedo l'ora di farvelo vedere e cominciamo subito con l'unboxing. In art generosissima in quanto ad accessori, una generosità che personalmente apprezzo davvero tanto. Qui davanti a me ho praticamente ogni tipo di accessorio che mi viene in mente pensando al personaggio di Gandalf il Grigio. Iniziamo quindi ad analizzarli partendo come sempre dalla basetta. Una basetta di forma rettangolare ma irregolare, motivo roccioso fedelmente riprodotto grazie a uno sculpt eccezionale così come il painting. Lo sculpt prevede varie venature della roccia con qualche forma un po' tondeggiante, un po' spigolosa, proprio ad andare ad esaltare ancora di più il realismo di questa basetta e del motivo roccioso. Anche il painting contribuisce a questo grazie a varie sfumature, un po' di giallo, di grigio, di bianco e di nero di diverse intensità che rendono appunto il tutto molto più reale, molto più vivo. Nella parte frontale troviamo il nome di Gandalf che viene praticamente inciso nella basetta con questa sorta di tag che è anch'esso irregolare e sembra appunto essere eroso dal tempo. La scritta Gandalf è evidenziata dalla colorazione dorata che rende il tutto appunto molto più appariscente e più visibile anche in collezione. La basetta è molto pesante perché al suo interno ci sono dei magneti. Come vedete, andando a prendere il nostro Gandalf e posizionandolo più o meno al centro, la forza attrattiva del magnete fa sì che rimanga in piedi. Adesso è in diagonale, quindi ovviamente non ci rimarrà, ma poi vi mostrerò che rimarrà in piedi. Difetto di questa basetta è che i magneti sono solo al centro e come vedete, andando a spostare Gandalf lungo i bordi della basetta stessa, non avrà lo stesso effetto. Poco male comunque perché rimane secondo me un grande passo in avanti per quanto riguarda le 1 a 6. Nella parte posteriore della basetta stessa troviamo il logo del Signore degli Anelli, la Compagnia dell'Anello, così come il logo di Nart e il nome di Gandalf il Grigio con i vari
crediti e vari copyright. Anche i fuochi d'artificio sono di pregevole fattura e sono disponibili in due versioni differenti. Abbiamo questo sulla destra a forma di fungo arancione con qualche macchia bianca e questo sulla sinistra invece che ricorda quasi un castello dotato di torri con tetti verdi. Secondo me sono realizzati molto bene sia per scultura che verniciatura. Tendo a preferire questa forma di fungo probabilmente per il colore un po' più vibrante rispetto a quello sulla sinistra. La differenza fra i due, oltre ovviamente alla forma, è che questo supporto in legno, in questo con il fungo, è più corto ed è statico, non può essere rimosso. Mentre per questo, come vedete, può essere tranquillamente rimosso il supporto e poi reinserito. Vi ricordo che, se non mi sbaglio ragazzi, questi fuochi d'artificio sono stati dati da InArt come accessori per scusarsi per una gaffe che aveva fatto in fase di annuncio di Gandalf, ovvero aveva detto che gli occhi dell'Headsculpt si sarebbero mossi tramite magnete, cosa che poi hanno rimosso per un motivo X di cui non sono a conoscenza, e per scusarsi con gli utenti quindi hanno fornito questi fuochi d'artificio aggiuntivi. Il cappello è totalmente in tessuto, la base è circolare e non cablata, mentre quest'altra parte è morbida al suo interno per la presenza di un materiale che scopriremo tra poco e gode della presenza invece del fil di ferro che permette, come vedete, di modificarne la forma. L'interno, come dicevo, è riempito da una sorta di materiale che non riesco a distinguere, ragazzi, credo sia una sorta di lana, ma permette appunto di dare questa forma iconica al cappello di Gandalf. Molto ben realizzato anche questo. Immancabile, ovviamente, la cappa di Gandalf, anch'essa realizzata completamente in tessuto ma totalmente priva di cablaggio, sia sul cappuccio che sul resto del capo. È realizzato in un tessuto molto morbido e anche abbastanza sottile, infatti credo che riusciate anche voi a vedere, ad intravedere gli accessori sullo sfondo. Particolarità di questa cappa è che il bordo inferiore è ovviamente rovinato, il che va ad esaltare ancora di più i segni di usura e il realismo di questo capo di vestiario. E c'è anche il borsello di Gandalf, che è realizzato anch'esso completamente in tessuto ed ha la particolarità di avere questi segni di sporco di usura nella parte frontale, quella più esposta agli agenti esterni. Questi effetti vengono leggermente meno nella parte invece meno esposta e sono completamente assenti invece in questa zona che è ben protetta dal lembo di tessuto che serve appunto a chiudere il borsello. Questa cosa l'apprezzo tantissimo perché dà molto il senso di realismo. Il borsello ovviamente può essere utilizzato come un vero e proprio borsello, quindi possiamo riporci all'interno per esempio la pipa o qualsiasi altro accessorio di più piccole dimensioni. Per il momento c'è della sorta di paglia che ci mette in arte per andare a dare appunto il senso di riempimento. Senso di riempimento che abbiamo anche in quest'altro sacchetto che è attaccato alla tracolla, che però non può essere aperto. Esso è libero di muoversi lungo tutta la tracolla per poterlo adattare alle varie pose che vogliamo dare a Gandalf. La tracolla in particolare mi piace tantissimo perché ha questo effetto di treccia che secondo me è realizzato davvero a regola d'arte. Davvero bellissimo questo borsello. Questo è il libro in scala 1 a 6 più bello che io abbia avuto modo di vedere e di toccare. Prima di questo pensavo che lo fosse quello dello Toys del Doctor Strange da Il Multiverso della Follia, ma qui siamo davvero su un altro livello. A partire dall'esterno, che va ad evidenziare quelli che sono i segni del tempo, a parte questi due tagli, ma poi anche l'usura in generale, lo sporco, tutto va a richiamare appunto l'idea di un libro vissuto, utilizzato, letto e straletto. La parte esterna, come vedete, riporta diverse scritte in runico sia sulla parte frontale che su quella posteriore. E poi ragazzi, l'interno lascio giudicare a voi, ogni pagina è completamente scritta nel linguaggio ovviamente runico e le pagine sono diverse, come potete vedere, adesso ve ne scorro qualcuna, ma non ci sono pagine uguali se non forse ad intervalli molto distanti tra loro, ma davvero, sono tutte scritte. Poi le pagine sono ingiallite dal tempo, come vedete la parte centrale è un po' più bianca, più preservata, mentre i bordi delle pagine sono più sporche, più scure, così come appunto il profilo del libro e la resa delle pagine in questo caso. Ci sono davvero tantissime pagine ed è davvero una delizia per gli occhi.
Veniamo adesso ai bastoni di Gandalf e parlo al plurale perché Inart ne fornisce due versioni del bastone. Una un po', diciamo, meno elaborata, anche se in realtà non è proprio così, che è questo che può contenere la pipa, come vedremo fra pochissimo, e poi ne vediamo anche un altro. Innanzitutto la resa del materiale. Il materiale ovviamente è plastica, ma l'effetto visivo e tattile ricorda davvero in ogni aspetto il legno. La resa è davvero eccezionale, è ricco di venature, incisioni, nodi, tutto fa venire la sensazione di avere veramente un pezzo di legno in mano, un vero e proprio bastone. È ricco di incisioni, come vedete, più si va verso la testa del bastone, più diventa elaborato. C'è la possibilità di mettere un laccio per permettere a Gandalf di impugnarlo ancora meglio, quindi metteremo poi la mano dedicata all'impugnatura del bastone più o meno in questo punto e con il laccio potremo scegliere o meno di metterlo intorno alle dita. Come vi dicevo, più si va verso la testa, più gli intrecci delle varie parti del legno si fanno intense e diventa sempre più elaborato. Vi è la presenza anche di questa sorta di chiodo che si può inserire o meno nella testa del bastone e poi ha la particolarità di poter contenere la pipa, grazie a un trick che spero di riuscire a farvi vedere, ragazzi, con la massima attenzione. Dovrebbe essere più o meno in questo punto, si può inserire la pipa, ecco qua, in questo modo. Quindi si va ad inserire, come vedete, va a scorrere all'interno del bastone stesso e quindi può essere utilizzata anche in questo modo. Andiamo ad estrarla, così vi faccio vedere bene i dettagli anche di questa pipa, bellissima la forma con questo leggero arco ed è scolpito all'interno anche il tabacco con una leggera sfumatura che rende l'idea di essere appena stata accesa. Molto bella comunque, anche dal punto di vista sia della scultura che della verniciatura, e ottimo accessorio, immancabile ovviamente per questo Gandalf. Per quanto riguarda il secondo bastone che viene fornito, è praticamente identico a quello che abbiamo appena esaminato. L'unica differenza sta nella forma della testa, che come vedete è più aperta rispetto a quello di prima, e tramite il foro che è praticato al centro della stessa può ospitare questa gemma. La gemma che è realizzata in plastica traslucida, semitrasparente, molto bella con questo effetto di bianco semitrasparente e la gemma può essere illuminata tramite le piccole lampadine che fornisce Inart. Nel mio caso, ragazzi, purtroppo non ne funziona nessuna delle due, ma vi assicuro che andando a spingere un'estremità verso l'altra, queste si dovrebbero illuminare. E quindi andandole ad applicare alla gemma e poi mettendo la gemma sul bastone, l'effetto vi assicuro che sarebbe, purtroppo non posso mostrarvelo, ma sarebbe davvero bellissimo. Quindi ci sarebbe la gemma sull'estremità, sulla testa del bastone e verrebbe illuminata. Davvero anche qui un ottimo lavoro di dettaglio da parte di Nart. Il fodero della spada è realizzato completamente in plastica, ha questa colorazione blu petrolio e le due estremità invece metallizzate. Segue molto bene la forma della spada che dovrà contenere, che invece, ragazzi, è realizzata completamente in metallo. È davvero molto bella, molto ben appuntita ed è veramente splendente, bellissima e anche ovviamente molto pesante. Mi piace tantissimo anche sia il pomello sia l'impugnatura, l'elsa, davvero bellissime e ci sono anche delle incisioni che rendono il tutto ancora più fedele a quella che è la spada di Gandalf. E veniamo adesso a quello che è l'accessorio più importante, ovvero l'unico anello. È davvero molto piccolo perché si tratta a tutti gli effetti di un anello in scala 1 a 6 e non so se riuscite a vederlo, io cercherò di zoomare il più possibile, ma ovviamente l'anello è inciso. È in diecast, quindi in metallo, e ragazzi, la cura del dettaglio che utilizza Inart nelle proprie doll, nelle proprie opere d'arte, perché questo sono, è questo, quindi incisione su un anello in scala 1 a 6. Ovviamente c'è anche la busta con cui Gandalf porta l'anello a Frodo, è realizzata ovviamente in carta e dà il senso di vissuto anche questa, con qualche traccia di sporco, qualche piega qua e là. Insomma, restituisce la sensazione che abbia fatto comunque un lungo viaggio insieme a Gandalf.
immancabile ovviamente la farfalla, quella che Gandalf afferra sulla cima della torre di Saruman, anche questa bellissima, realizzata in plastica morbida, flessibile, come vedete, c'è anche il corpicino della farfalla stessa ed ha una mano dedicata, che è questa qui, che serve proprio per afferrarla. Basterà quindi inserirla tra le dita e questo sarà l'effetto che restituisce. Molto molto bello. E a proposito di mani, c'è molto di cui parlare per quelle di Gandalf. Prima di farvi vedere le varie tipologie che ci sono, voglio parlarvi della fattura. Non so quanto voi tramite video riusciate a percepire il realismo e la qualità dello sculpt e della verniciatura di queste mani. Io posso dire a mani basse che non ho mai visto nulla del genere in una scala 1 a 6. Forse ci si avvicina sempre il Doctor Strange di Hot Toys, di cui vi parlavo prima quando parlavamo del libro, ma secondo me qui siamo sempre su un altro livello. Il realismo della verniciatura e dello sculpt di queste mani è assurdo. Vedo vene, macchie della pelle, le unghie stesse delle dita sono sia scolpite che verniciate ed hanno anche i segni di sporco sulle unghie. Vi è anche quel segnetto bianco che c'è all'inizio di unghie, che non so come si chiama, ragazzi, praticamente in prossimità delle cuticole. Anche i palmi hanno varie macchie, le solite righe delle dita, dei palmi della mano, il pollice è totalmente differente. Ragazzi, sono veramente delle mani iperrealistiche e ce ne sono di tutti i tipi e ognuna ha le sue caratteristiche. Ovviamente le macchie che vengono riportate, i segni della pelle sono le stesse per tutte le mani sinistre, ovviamente, e per tutte le mani destre, ma la qualità e la differenziazione di queste mani è davvero impressionante. Complimenti, complimenti in art. Ne abbiamo, come vedete, di tutti i tipi, da mani rilassate a mani che invece servono per impugnare le varie armi, i vari oggetti. Questa che abbiamo visto prima per la farfalla, questa con il dito che serve ad indicare. Insomma, queste sono le mani rilassate che sono di default su Gandalf. Insomma, di tutto di più, ragazzi, e questa sezione accessori secondo me è davvero fenomenale. Ed anche se non fa parte degli accessori, non è classificabile come tale, questa lettera comunque merita menzione all'interno del video. È una lettera molto semplice, come vedete la busta comunque è cromata, è anche quella molto elegante, molto bella, una semplicissima lettera di ringraziamenti che fa in art per tutti gli acquirenti di Gandalf, in doppia lingua, sia cinese che ovviamente inglese. E poi l'immancabile libretto di istruzioni, che anche qui si distingue da tutti gli altri che abbia mai visto. Non è un libretto semplice, ma è un qualcosa di anche qui eccezionale, con disegni, progetti, pagine a colori, spiegazioni di ogni singolo accessorio, come vedete, ogni singolo accessorio, ogni singola giuntura, tutto viene spiegato all'interno di un libretto di istruzioni che si distingue anche in questo caso. E poi in art ci vizia anche con questa sorta di targhetta espositiva che sul vetro riporta la marca, la data di rilascio, come vedete 18 maggio del 2022, addirittura alle ore 20, che volendo può essere staccato oppure può essere esposta in collezione per dare ancora più senso di avere veramente un'opera d'arte, un pezzo da museo all'interno della nostra collezione. In arte, ragazzi, è di un altro livello. Ed ecco qua il pezzo forte di questo Gandalf di in arte. Sto parlando ovviamente della scultura della testa, che già da qui all'interno del suo cilindro protettivo è davvero incredibile. Contenuta all'interno appunto di questo cilindro protettivo che fornisce in arte, quindi tanto di cappello anche per questa cosa qui, proprio per proteggerla, per proteggere il capello e non rischiare di sgualcirlo, di rovinarlo, capelli ovviamente e anche la barba. Il cilindro è realizzato in plexiglass e la testa poggia su una sorta di base cromata. Andiamola a vedere, andiamo a togliere il coperchio del cilindro con la massima delicatezza ed attenzione ed ecco qui che già si rivela in tutto il suo splendore questo meraviglioso head sculpt di Gandalf.
Andiamo a rimuoverla anche dalla basetta, se non mi sbaglio basta ruotarla leggermente e poi si può estrarre. Ecco, questa è la base, come vedete, con questo motivo cromato, un piedistallo, nulla di particolare ragazzi, e io credo che si possa fare un qualcosa del genere anche per Hot Toys e per altre case, per poter avere la possibilità appunto di esporre le teste inutilizzate. Allora, vi premetto che per quanto mi riguarda è la prima volta che ho in mano una testa di una Dolly in 1.6 con innesto, quindi l'effetto è bellissimo, i capelli sono in cotone e fa un po' strano, vi devo dire la verità, ma è davvero bellissima la sensazione che si ha avendo questa testa in mano. Il realismo di questo head sculpt è qualcosa di impressionante e come vedete sia la barba che i capelli sono un po' ondulati e al tatto sento come se ci fosse una sorta di prodotto. Probabilmente è stato trattato questo capello in cotone con un prodotto che gli dà questo moto un po' ondulatorio e non so sinceramente, poi dovrò leggere meglio il libretto di istruzioni, se ci sarà la necessità ogni tanto di andarlo a bagnare magari con un pennellino, con un po' d'acqua, con qualcosa per far sì che rimanga in questo modo. Comunque vedo che è abbastanza modellabile, quindi si può comunque dare la pettinatura che si vuole a Gandalf, andrà magari anche assottigliata un pochino la barba, ma come vedete già da adesso, soltanto con un piccolo movimento, già la barba è diventata più fina, quindi è molto semplice da modellare, molto semplice da pettinare. Forse anche con un pettinino piccolo piccolo si può fare qualcosa di meglio di quello che sto facendo io. Ragazzi, innanzitutto appunto capelli e barba non sono di un unico colore, ci sono varie sfumature, dal bianco al grigio a qualche punta di nero, insomma, come vedete la cura è massima anche per quanto riguarda il capello. E l'head sculpt, niente da dire, è Ian McKellen in tutto e per tutto, dalle dimensioni e la fattura del naso, le occhiaie, le sopracciglia molto folte, le macchie sulla pelle, quella leggera stempiatura, le rughe. Ragazzi, io veramente non so cosa dire in questo caso, anche il tono della pelle, l'espressione, è impressionante, quindi non mi soffermerò più di tanto su questo perché le immagini dovrebbero parlare da sole. È possibile andare a muovere gli occhi, come vi dicevo anche nella sezione accessori, era stata annunciata la possibilità di muoverle con un magnete, quindi con un piccolo magnete qui davanti si sarebbero dovuti muovere in automatico, poi questa funzione è stata rimossa in favore del joystick. Come vedete qui sotto c'è la parte posteriore della testa che si attacca tramite magnete e andando a spostare un pochino i capelli si scopre il joystick che permette di muovere gli occhi. Come vedete potete dare qualsiasi tipo di espressione. Si muovono insieme, quindi non hanno un movimento indipendente l'uno dall'altro perché c'è solo un joystick. Ma comunque ragazzi, credo che si potranno fare tutte le espressioni più realistiche possibile per una testa davvero incredibile. Una volta installata la testa sul body tramite un pratico e comodissimo magnete, è il momento di parlare proprio del vestiario e del body di Gandalf. Le proporzioni secondo me sono azzeccatissime con quelle della corporatura di Ian McKellen quando ha interpretato Gandalf. Il vestiario, anche qui, nulla da dire se non una piccolissima cosa, ma ci arriviamo fra poco. Di colore grigio, con qualche strappo, qualche taglio, e questa cosa mi piace, ed anche qualche traccia di sporco e usura, comunque, che va a segnare quella che è l'esperienza di Gandalf. Qui troviamo una cintura che è in cordura, che può essere annodata, snodata come vogliamo, ed ha anche dei fori in più punti, quindi possiamo anche allargarla o stringerla. Poi c'è questa cordina che sarebbe, vi svelo un attimino sotto, sarebbe praticamente quella che serve appunto a chiudere il vestito, che a parer mio fosse un po' troppo lunga perché gli arriva praticamente alle ginocchia, ma farò in modo poi di nasconderla in qualche modo, magari sul retro, oppure la accorcerò un pochino. Poi c'è questa altra cintura che serve poi per portare il fodero della spada, che è in pelle vera.
Come vedete ha diverse decorazioni di bianco e ha anche delle parti in diecast. Queste parti qui che vedete, le fibbie e cose varie, sono in metallo. Per andare ad applicare il fodero della spada con relativa spada al suo interno ho dovuto fare qualche intreccio, non è stato troppo difficile, basta allineare, seguire le istruzioni che vengono fornite da Inart e allineare praticamente queste tre parti della cintura in modo tale che il fodero possa andare giù tranquillamente senza intoppi. Poi, che dire, spostiamoci sulle maniche. Le maniche, qui è il punto dolente secondo me, come in altre parti ovviamente del vestito, non c'è cablaggio, non c'è fil di ferro. Non è una cosa fondamentale, ragazzi, ma sapete quanto io tenga a determinate cose, ma devo dire che per la posabilità non ci sono problemi. Alla fine le maniche è giusto che siano così lunghe, ma sai, con un po' di fil di ferro magari si sarebbe potuto dare qualche forma in più sia alle maniche che alla base del vestito, che poi vedremo fra un attimo. È possibile anche tirar giù, volendo, la sottoveste, che è di un colore marroncino, anche qui con qualche strappo, qualche segno di usura, e è possibile, staccando la mano, che vi faccio vedere ragazzi, è veramente praticissimo staccare le mani, perché c'è una sorta di peg, una sorta di cosa ibrida, un peg con un magnete, guardate anche l'interno della mano, quindi volendo possiamo metterle tranquillamente in questo modo, la mano rimane su un pochino ballerina, ma possiamo spingere la stessa un po' più in dentro e quindi sarà molto più stabile e potrà comunque sostenere ad esempio il peso della spada o del bastone. Quindi andiamo un attimo a rimuoverla molto semplicemente e potremmo inserire il pollice qui all'interno, cosa che adesso non vi farò ragazzi, per andare comunque a simulare la sottoveste praticamente, che va ad abbracciare anche il pollice e farla arrivare più o meno all'altezza delle nocche. Questa è una particolarità che potremmo fare ad esempio con queste mani rilassate. Poi andiamo a scendere e a scoprire i pantaloni di Gandalf, sono di questo colore grigio, sinceramente non mi ricordo all'interno del film se si siano mai visti, però alla fine fanno il loro lavoro e vanno a coprire gli stivali. Stivali che sono realizzati anch'essi in pelle, almeno così sembra, e hanno dei veri e propri lacci che vanno appunto allacciati e poi nascosti all'interno. Anche la fattezza degli stivali è molto buona e anche qui segni di usura e di sporco, cosa che apprezzo. Manca nel vestito il fil di ferro, come vi dicevo, che per le pose un po' più dinamiche sarebbe stato davvero il top. Però il materiale di cui è fatto, come vedete, fa in modo che se vogliamo chiudere il vestito, insomma, non si muove troppo, non va svolazzando qua e là. E quindi diciamo che ci possiamo accontentare, ma per avere la perfezione in questo vestito, secondo me, il cablaggio era necessario. Suole delle scarpe, anche qui, molto lisce, con qualche sfumatura, qualche segno anche qui di sporco qua e là. E tacchi invece che sono rifiniti con questa sorta di sezione interna. Nulla da dire ragazzi, anche per il vestiario, a parte quella cosa del cablaggio, io mi ritengo molto soddisfatto. Adesso andiamo a vedere se è la stessa cosa per le articolazioni. Cominciamo dalla testa, quindi molto delicatamente si può girare in questa direzione, si può piegare verso il basso e verso l'alto, anche lateralmente. C'è una butterfly joint alla spalla, il braccio si può alzare e ruotare liberamente ragazzi, volendo anche di 360 gradi, e anche all'indietro. Ovviamente può essere alzato anche in questa direzione. C'è la rotazione del bicipite, ops, intanto è schizzata via una mano con il magnete, e c'è la doppia articolazione al gomito che permette di superare i 90 gradi. L'articolazione della mano praticamente l'avete già vista, e per quanto riguarda il busto non c'è una grande escursione e rotazione, può essere piegato in avanti e all'indietro di molto poco sinceramente. Poi per quanto riguarda le gambe ho un po' paura ragazzi, possono andare in alto fin qui e all'indietro, facendo attenzione alla spada, non di molto, non voglio forzarla, ma ci sarà la scultura anche in questo caso del sedere che blocca l'articolazione. Vi è la doppia articolazione anche al ginocchio per un movimento completo che supera i 90 gradi del ginocchio, e invece qui sarà sicuramente, già ve lo dico, anzi no,
Anzi no, la morbidezza del materiale di cui sono fatti gli stivali fa sì che comunque l'articolazione sia abbastanza agevole, quindi possono ruotare in tutte le direzioni e questa cosa è molto soddisfacente. Molto brava InArt anche per quanto riguarda le articolazioni. Ed eccoci qui per la conclusione del video e le considerazioni finali su questo meraviglioso Gandalf di InArt. Innanzitutto volevo ringraziare tutti coloro che sono arrivati fino a questo punto del video. So che è stato un po' più lungo del solito e vi chiedo scusa per questo, ma avete potuto vedere anche voi quanto c'era da parlare su questo Gandalf, quanti accessori da analizzare e quanto appunto c'era da dire sia sull'head sculpt, che secondo me è davvero perfetto, sia su tutto il resto. E quindi ragazzi, a me non piace parlare di perfezione, non voglio dire nemmeno questa volta che questa doll è perfetta, perché potrebbe darsi che l'anno prossimo uscirà qualcosa di ancora meglio, ancora più innovativo, ma il lavoro fatto da InArt con questo Gandalf è qualcosa che si avvicina davvero tantissimo alla perfezione, secondo me. Se volessi trovare dei difetti a questo Gandalf, potete trovarli nella basetta con dei magneti che sarebbe stato opportuno poter spostare sotto la basetta proprio per avere appunto l'effetto magnetico non soltanto al centro ma anche su altri punti, e il fil di ferro nel vestito. Queste sono le uniche cose che mi sento di dire che magari sarebbero potute essere fatte meglio. Per il resto ragazzi, armi in diecast, accessori in pelle vera o comunque in materiali resistenti, head sculpt da paura, innesto fatto benissimo, un viso di McKellen che è fenomenale, quanto di più bello abbia potuto vedere in una figure 1-6. Anche il libro stesso, con quella cura, la cura del dettaglio, tutto quanto ragazzi, in questa doll urla alla perfezione. Sono veramente tanto tanto contento di aver aggiunto questo pezzo alla mia collezione, che sarà solo il primo di tanti altri. E InArt, ragazzi, come ho detto più volte nel corso del video, si dimostra ad un livello superiore. Grazie ancora Marco per avermi dato la possibilità di aggiungere questo Gandalf in collezione e come sempre il colosso dei nerd. Ciao ragazzi, a presto!